Salve, da Guido e Cosimo Tedeschi dal ristorante Chilometro Zero. Oggi andremo a proporre duetto di dentice e corvino scaloppato al pepe nero. Gli ingredienti per questo piatto: abbiamo della farina di grano tenero, circa 50 grammi, della panna fresca da cucina, vino bianco secco, prezzemolo tritato, pepe e sale quanto basta, mandorle scagliate a fette senza buccia, pepe nero in grana. Passiamo ai pesci. Abbiamo una corvina che dalle nostre parti viene chiamata ombrina, un pesce di mare pescato dal nostro titolare Cosimo Tedeschi, con delle reti da posta, vengono chiamate così perché è una, diciamo, una pesca antica che si faceva una volta. Non è più la pesca a strascico che vengono tirate, diciamo, le barche, i pescherecci, le reti, ma è una pesca da posta. E poi abbiamo quest'altra famiglia di pesce che viene chiamato fragolino oppure lutrino, che appartiene alla famiglia del dentice. Solo che bisogna stare attenti a non essere ingannati da molti in giro che spacciano i fragolini per dentice. Iniziamo a sfilettare i pesci. Procediamo per ordine. Prendiamo il fragolino. Andiamo ad incidere verso la testa e scendiamo raso la spina verso la coda, in questa maniera qui, e ricaviamo il primo filetto. Stessa cosa la andiamo a fare per l'altro filetto. Andiamo a tagliarlo in maniera trasversale. E andiamo a privare la parte della testa e delle lisce. Togliamo la parte della pancia in questa maniera qui, incidendola, e così facciamo per l'altro filetto. E abbiamo ottenuto due filetti. A questo punto passiamo con quest'altro pesce, l'ombrina. Stesso procedimento, verso la testa, scendiamo lungo il corpo fino alla coda. Potete notare la lucentezza del pesce e la freschezza del prodotto. Infatti la carne resta leggermente stopposa, un po' duretta, proprio per la freschezza del pesce. Come ben sapete, i pesci si distinguono soprattutto dal colore degli occhi, dalle garze rosse belle vive e da questo colore lucido che ha il pesce. Stessa operazione come nel precedente caso: andiamo a togliere la parte della pancia che ha le spine per uno e per l'altro filetto. Dopo di ciò, in questa parte centrale ci sono delle piccole spine. Io utilizzo questo sistema qui. Parte centrale do la prima incisione, seconda incisione, e con il dito vado a togliere la parte centrale che è piena di spine. E questa parte verrà scartata. Poi parto per la coda e vado verso la testa in questa maniera qui, andando raso per la parte della pelle, e recupero il mio primo filetto. Come vedete, il filetto è completamente pulito. Andiamo a fare la stessa cosa per il secondo filetto. Togliamo la parte centrale, la priviamo delle lische aiutandoci con il dito o anche con due mani, in questa maniera qui. Dopodiché andiamo a sfilettare dalla coda verso la testa, raso raso la pelle, e otteniamo quest'altro filettino. Stesso procedimento per il fragolino lutrino, o meglio la famiglia dei dentici. Andiamo a sfilettarlo.
e abbiamo ottenuto due filetti di fragolino e due filetti di corvina, o meglio ombrina, come le chiamiamo dalle nostre parti. Procediamo alla cottura. Utilizziamo una padella antiaderente. La facciamo riscaldare, quindi preriscaldata la padella, e andiamo a metterci dell'olio extravergine di oliva, giusto una foderata, in questa maniera qui. Appena raggiunge il punto di fumo, noi ce ne accorgiamo mettendo un po' di farina. Quando incomincia a fare delle bollicine leggere leggere, vuol dire che è già pronto. Prendiamo i filettini di pesce, li andiamo a infarinare. Uno, due e due filetti di corvina. E andiamo in padella. Facciamo rosolare i filetti. Facciamo dorare leggermente i filetti da entrambe le parti. Mi aiuto con una clips. Circa non tanto la cottura, perché è priva di spine, di teste, quindi un minuto per parte è più che sufficiente. Quindi giriamo i due filettini e gli altri due filetti scaloppati. In questa maniera qui. Li metto separati, così potete vedere la differenza della corvina e del fragolino. Trascorsi i due minuti, un minuto per lato, fiammeggiamo con del vino bianco. Lasciamo glassare leggermente, poiché avendo la farina i filetti creeranno una patina nella parte del pesce, in maniera tale che il pesce, avendo questo tipo di cottura, non si vada ad asciugare all'interno, ma rimanga sempre morbido e carnoso. Aggiustiamo di sale. Del pepe intero, bacche di pepe nero. Lasciamo insaporire un po'. Dopo che è evaporata tutta la parte alcolica del vino bianco, ci vado a mettere due cucchiai di panna fresca. Uno e uno due. Un po' di prezzemolo fresco tritato. E faccio glassare. Lo bagno un attimino con un po' di acqua di cottura e vado a restringere il tutto. In questa maniera sposto i filetti di pesce nella parte superiore della padella e lascio solo la parte della glassa nella parte bassa, in maniera tale che qui li fermo la cottura al pesce. Invece qui faccio sì che il sughetto del pesce abbia un po' più di consistenza. A questo punto aggiungo un po' di mandorle a fette. Faccio stringere leggermente. E siamo pronti per impiattare. Spegniamo e tiriamo via dal fuoco. Andiamo a comporre il piatto. Mettiamo due rametti di prezzemolo nella parte superiore del piatto, spolverizziamo con del pepe nero macinato e andiamo a posizionare i filettini di pesce al centro del piatto. Filettino di fragolino, filetto di ombrina o corvina, filettino di fragolina, quindi andiamo a fare una millefoglia, uno strato di pesci a scalare.
alternando le tipologie di pesci. Fragolino. Terminiamo col corvino. Glassiamo leggermente. E ci mettiamo un filo di olio extravergine di oliva per colorare il piatto. Il piatto è pronto. Un saluto da Guido e Cosimo Tedeschi con questa ricetta del pesce oggi. Vi ricordo che comunque tutto il pescato del nostro ristorante proviene dal pescato giornaliero di Cosimo Tedeschi e noi siamo l'unico ristorante a Trani ad avere la priorità di avere il pescatore anche titolare dell'azienda, quindi è un segno di garanzia e di freschezza dei nostri prodotti.